Eder. Mech. Pallister. Redouane Mosley, un cittadino marocchino di 43 anni, è stato fermato per l'omicidio della tabaccaia di Foggia, Francesca Marasco. Uccisa a coltellate nel suo negozio durante un tentativo di rapina il 28 agosto. Da quanto ricostruito, l'uomo era arrivato in Italia nel novembre del 2007 e aveva un permesso di soggiorno rilasciato a Milano per lavoro dal 2007 al 2012, che non era mai stato rinnovato. Nel 2017 era stato arrestato a Milano per rapina ed era rimasto in carcere a Cagliari fino al novembre 2020, quando era stato scarcerato e aveva ricevuto un ordine di espulsione dalla questura, che non era stato eseguito per mancanza di posti disponibili al centro di permanenza. Nel 2021, era stata emessa una misura di sicurezza dal magistrato di sorveglianza di Milano, ma l'uomo era risultato irreperibile. Secondo quanto affermato dal legale dell'uomo, l'avvocato Nicola Totaro, Redouane Mosley ha confessato di non avere avuto intenzione di uccidere il 28 agosto. Durante la rapina, avrebbe ferito la vittima con il coltello appuntito mentre tentava di portar via 75 euro dalla cassa, e poi sarebbe fuggito cercando di disfarsi del cellulare della vittima. Mentre tentava di farlo, sarebbe stato intercettato da un italiano che gli avrebbe consegnato il telefono. Dopo aver disfatto gli abiti indossati durante il delitto, sarebbe rimasto a Foggia per alcuni giorni fino a quando, resosi conto della gravità del fatto, avrebbe tentato la fuga a Napoli, dove è stato rintracciato. Il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, ha definito l'indagine molto complessa, ma ha anche sottolineato l'insufficienza del sistema di videocamere pubbliche, che agevola il crimine e ostacola le indagini, determinando insicurezza e paura nei cittadini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!